Ditemi dov'è l'ingresso! Perché perseguire il sapere senza farne uso? Abbiamo l'occasione di creare un mondo in cui saremo liberi di plasmare il nostro destino. Se io non fossi disposto a far parte della vostra visione, sarebbe assurdo. Ma non capite. Noi possiamo bandire l'ignoranza, liberare le genti dalle classi sociali, dai regni, dalle pulsioni animali. Tutti avranno la verità a portata di mano. Per mia volta qui al buio. Era leggenda d'Italia. In quel tempio c'è l'unificatore di Tagore. Lo sappiamo entrambi. Il numero associato a tutta la natura, a ogni cosa, è l'origine. Con esso possiamo aprire la mente e l'anima degli uomini e riempirle di sapere. Come al di sopra, così al di sotto. Quello è... Fermi! Ezio Auditore! Voi che avete arrestato Cesare Borgia! E avete impedito il diffondersi dell'ignoranza a Roma. Convincete il vostro amico Leonardo ad aprire il tempio e ad entrare nell'era d'oro dell'umanità. Dovrei persuadere il nostro amico a calci. O preferite che io adoperi il pugnale? Al contrario. Non c'è cosa più auspicabile per me di una soluzione pacifica. Aiutate Leonardo a capire. Con l'unificatore pitagorico rimetteremo insieme l'umanità. Non sotto il mio credo. La rivoluzione inizierà senza di voi. Uccidetelo! Se ti prendo, ti ammazzo! Leonardo, devi sapere! Ora, addosso! Addosso! Fermalo! Molto azzardato! Statemi lontano, assassino! In fondo siamo... Voi... un assassino... nemico del sapere... La ricerca della verità è una scelta. Renderla obbligatoria serve a poco. Quelle genti perdute, quei regni in guerra, li avrei liberati dalla sofferenza. Che tu possa conoscere la verità nella morte. Requiescati in pace. Vieni, andiamocene di qui. Non possiamo, Ezio. Dobbiamo raggiungere l'ultima sala del tempio. Sei ferito. Me la caverò. Se quel numero rimane intatto, rischiamo che un altro pazzo lo scopra. Vieni. Prendi la fiamma. Aprirò la strada. Per fortuna ho mandato Massimo a caccia dei miei guatri. Ciò ha rallentato molto i loro progressi. I pitagorici credevano che l'anima si muovesse nelle fessure della terra come un raggio di luce. Essa accende il fuoco che simboleggia il sapere.
Sei quasi! Facile a dirsi per te. Dobbiamo procedere oltre! Immagino che Salai sia in giro a sperperare il mio tanto sudato denaro. È a casa sano e salvo. Servirebbe un po' di luce qui. Hai udito? Il vento. I pitagorici credevano che tutte le forze della natura potessero essere ridotte a numeri. La matematica può quindi agire sulla natura, consentendo all'uomo di sfruttarne il potere. Solo un'ultima sala prima di raggiungere il centro!